Ben ritrovati amici e amiche di Spunti di Riflessione, io sono particolarmente contento di dare il bentornato sul mio canale all'amico Fulvio Grimaldi. Ciao Fulvio, grazie per essere con noi. Buonasera, anzi, buongiorno, non so a che ora tu trasmetterai questo, in ogni caso un cordialissimo buongiorno e a coloro che ci seguiranno. Oggi io ho invitato Fulvio perché dobbiamo parlare di un argomento che, diciamo, nei canali dell'informazione alternativa indipendente, comunque li vogliamo chiamare, sicuramente è stato trattato, ma che è stato pressoché, e lo sappiamo molto bene, ignorato dal cosiddetto mainstream. Quando gli hanno dedicato, diciamo, come dire, qualche rigo, qualche spazio, è stato il classico, sa, servizio a pagina 25 o giù di lì, siamo chi l'ha fatto, perché ci sono anche quelli che non l'hanno fatto, salvo qualche lodevole eccezione, naturalmente. Sto parlando del caso di Julian Assange. Fulvio, come me, è stato anche presente a diverse manifestazioni che in questi giorni ci sono state, devo dire, con una bella partecipazione. Questo mi ha fatto un grandissimo piacere, perché significa che le persone comunque hanno, al di là di quello che può essere, diciamo, il canale dell'informazione tradizionale, sensibilità verso un tema che è veramente, secondo me, vitale per il futuro della libertà dell'informazione. Io sempre che sono una delle ragioni per le quali, oltre naturalmente alla nostra amicizia, per la quale mi fa piacere averti qua, tu sei posso dire, un pezzo di storia del giornalismo, perché lo sappiamo, l'abbiamo visto in tante interviste, chi ti conosce ti segue. Ecco. Tu hai mai visto in tutta la tua lunga esperienza e carriera di giornalista un periodo in cui, come possiamo dire, l'informazione cosiddetta libera può essere definita altrettanto in pericolo? Perché dal mio punto di vista lo è il caso Assange, è proprio l'emblema per eccellenza, però, e non è neanche l'unico peraltro. Però ecco, è una riflessione che non è neanche una domanda, è solo proprio una riflessione che io ti vorrei chiedere per iniziare, che mi sembra molto utile, proprio alla luce di un'esperienza che, so, tu sei da oltre 50 anni, ricordo, anzi forse anche di più, adesso dimmi tu il numero di anni esatto che svolgi questa professione, in giro anche per il mondo, seguendo tutta una serie di teatri, penso al Medio Oriente, alla ex Jugoslavia, soltanto per citarne alcuni, e quindi probabilmente una tua opinione in questo senso a me sembra molto preziosa e molto interessante. Poi ci addentreremo naturalmente sul caso Assange. Gli anni, ahimè, caro Paolo, sono oltre 60, quindi vado indietro di lunga pezza. Sì, posso anche dire che una cosa, la situazione come quella che stiamo attraversando noi oggi non c'è mai stata prima. Bisogna andare a prima ai tempi della mia primissima infanzia, quando governavano altri personaggi dai quali si prendono le distanze. Ma fondamentalmente prendendo le distanze si copre il fatto che vi si congiunge ideologicamente e anche praticamente nella relazione tra potere e pubblico. Ecco, quello che sta veramente succedendo, tu dici, hai parlato di pericolo per la libera informazione, il pericolo è bene che è avvenuto, siamo in mezzo al pericolo, perché la libera informazione, a parte appunto delle realtà come la tua e altre che sono comunque di nicchia e sono anche non tanto ben viste e quindi rischiano anche un certo assedio, una Purtroppo. malvolenza e così via. Ma a parte queste abbiamo una informazione, quella definita generale, quella che gli anglosassoni chiamano mainstream, flusso principale, eccetera, che non ha nulla a che fare con la libertà di informazione, che è ormai totalmente manipolazione. Gli eventi che ci stanno piovendo addosso con una velocità, tra l'altro, inafferrabile, alla quale non si riesce a tenere dietro, perché un evento si accavalla sull'altro e ognuno ha una portata enorme. E quindi l'uomo, con una sua capacità di afferrare, metabolizzare, limitata, è preso in contropiede. Ed anche questa è una tattica. Ti fanno succedere le cose con un ritmo talmente incalzante che tu non sei più capace di razionalizzare e vederle in termini esatti, distinti e completi, beh, e non riesci a trarne il succo del che significa la continuità, il contesto e quindi l'intenzione che manovra questo contesto. Siamo fuori dalla libertà di informazione, Paolo. Non sto drammatizzando, è un dato di fatto. Coloro che fanno informazione, che cercano di far
fare informazione corretta, libera e in qualche maniera è necessariamente intacca il rapporto tra potere e popolo sovrano, che dovrebbe essere sovrano, è escluso, è limitato appunto a queste voci isolate, assediate, che tu conosci e per le quali riusciamo ancora in qualche maniera a mantenere in vita una porzione di verità, in un generale enorme menzognificio nel quale siamo inseriti come fossimo dei pesci rossi in una boccia d'acqua circondata da un vetro deformante. È una situazione terrificante. È una situazione che, tra l'altro, appunto, essendo basata sulla mistificazione, sulla manipolazione, nell'interesse non del popolo sovrano che vuole apprendere quale realtà lo circonda, con quali strumenti gli si presenta e gli si impone o gli si comunque offre la realtà. No, questo è completamente escluso. Noi siamo costretti ad accettare una interpretazione della realtà che corrisponde non alla nostra necessità di conoscere e quindi di rapportarci al mondo, agli altri e così via, ma corrisponde agli interessi di una minoranza infima, ma oltremodo potente e ricca, che può disporre degli strumenti che sono quelli decisivi per ingabbiarci nelle formule che loro decidono. Siamo a questo punto. Julian Assange è stato quello che ha rotto questo incantesimo, che ha rotto questo specchio deformante e ha messo in discussione quello che si stava consolidando, cioè il rapporto tra il popolo sovrano e i suoi dipendenti, cioè i politici, gli economisti, tutto quello che è l'apparato che forma la vita pubblica e anche privata. Questo rapporto, che è stato fabbricato minuziosamente da una elite di pochi nel corso del tempo a proprio vantaggio, è stato fatto saltare da Assange e in una maniera molto, molto, direi, unica. Non ha fatto il giornalista, analista, commentatore, eccetera, di quello che succede, un giornalista sacrosantamente giustificato nella sua attività di critica e di tentativo di far comprendere al suo pubblico quello che sta succedendo, secondo la sua visione. No, non ci ha messo la sua visione, non ha messo la sua analisi, non ha interpretato ai termini della propria ideologia e cultura, ha trasmesso direttamente le azioni, le attività, i maneggi, gli intrighi, le brutalità, i delitti, i crimini commessi dal potere, senza neanche commentarli o interpretarli, facendo un rapporto fantastico, unico, diretto tra il pubblico che deve sapere quello che gli viene imposto, in che termini viene governato, gestito, amministrato, e il potere che gestisce, amministra, domina. Cioè tutto quello che lui ha trasmesso, i milioni di cablo, di documenti, i database, eccetera, che ha diffuso al mondo, erano di diretta emanazione del potere, del Comitato Democratico di Hillary Clinton, per esempio, di Obama, di altre centrali del potere, del Pentagono, dell'apparato militare americano, eccetera, senza soluzione di continuità, cioè senza interferenza, senza mediazione del giornalista, ma ha fatto un lavoro giornalistico eccezionale, mai conosciuto, che ha veramente messo in grandissima difficoltà il rapporto che andava consolidandosi tra un potere ormai quasi non più messo in discussione, ormai consolidato, che punta verso un ulteriore consolidamento totalitario, che è la tendenza generale dei nostri ultimi 50 anni, e che si ritrova nudo, come quell'imperatore o quel re del famoso racconto di Andersen, l'imperatore ai suoi vestiti, bambino che lo vede nudo anziché
con vestiti immaginari che gli vengono invece riconosciuti da un popolo intossicato dalle bugie dello stesso re. Ecco, a lui ha denudato questo potere, trasmettendoci quelle informazioni, facendoci sapere delle cose che mai più avrebbe dovuto il potere far conoscere alla gente, perché avrebbe messo i sudditi, che poi sono i sovrano, il popolo sovrano. Questo rapporto viene ormai completamente invertito, ma il popolo sovrano avrebbe avuto il diritto di sapere quello che sta facendo e che invece il potere ormai sistematicamente nella nostra epoca occulta, mistifica e presenta in termini completamente distorti e falsi. Le mail che questa signora Hillary Clinton, per esempio, inviava ai suoi corrispondenti, ai sovrani, ai suoi interlocutori, per esempio in Arabia Saudita o in Qatar, nei quali si discuteva il coltivare l'estremismo terrorista islamico, cioè lo Stato islamico, cioè l'ISIS, Al-Qaeda, eccetera, è qualcosa di talmente enorme rispetto alla narrazione ufficiale che viene fatta del presunto combattimento, della presunta guerra al terrorismo innescata dal presunto attentato dei sauditi alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Ecco, questo cade a pezzi quella operazione lì di mistificazione, in virtù del fatto che il popolo è venuto a sapere, ha potuto sapere che una signora che era vicepresidente degli Stati Uniti o segretaria di Stato Grazie degli Stati a Uniti combuttava con dei poteri esteri per creare una formazione terroristica da pretendere di combattere, ma di sotterraneamente invece utilizzare in termini di mercenariato per la sovversione, la distruzione di intere nazioni. Libia, Siria, Iraq, eccetera. Quindi il lavoro di noi di solito quando noi sosteniamo Julian Assange, i pochi colleghi come te, come alcuni giornali, il Fatto Quotidiano su questo è benemerito, ma è molto isolato. Quando sosteniamo la causa di Assange e condanniamo le condizioni in cui è stato ristretto per essere neutralizzato e soprattutto dare una lezione a chiunque lontanamente pensasse di seguirne le orme, Quelle come uno credo sono, carne a cento. no, trascurano questo dato qua. Cioè dicono sì, ha rivelato al mondo che gli stati, è così, di solito l'apprezzamento del lavoro di Assange è limitato al fatto che gli Stati Uniti sono stati scoperti nella loro brutalità, nei loro abusi nel corso delle loro guerre, cioè in Iraq i crimini commessi, 700.000 civili uccisi, quelli che sono uccisi semplicemente in gran parte perché si avvicinavano ai posti di blocco o alle colonne degli Stati Uniti, oppure gli altri misfatti compiuti in Iraq, eccetera, e anche la storia di Guantanamo, la storia che ha rivelato la detenzione di 800 innocenti persone rimaste per anni lì dentro a subire torture orrende come il famoso waterboarding. Queste cose le sappiamo e le abbiamo denunciate, le abbiamo apprezzato per quanto riguarda il contenuto principale che ci interessa di quanto Assange ha fatto. Ma Assange ha fatto molto, molto di più. Come ti ho detto prima, ha tolto di mezzo una mediazione ideologica, culturale che è propria di ogni giornalista investigativo o reporter, eccetera, e ha creato una visibilità diretta del cittadino delle operazioni che fa il suo governo, senza averlo dovuto in qualche maniera condannare, esaltare, interpretare, eccetera. Noi siamo stati in possesso per una volta, è la prima volta diretta, di qualche cosa che ci riguarda, ma che non ci viene presentato nudo e crudo. Crudo e crudo, esatto. Posso, guarda, io, tu sembra che mi hai letto nel pensiero, non avevamo concordato nulla, noi non lo facciamo mai, questo ci tengo a precisarlo, perché io ti stavo per chiedere, però mi hai già risposto, se a tuo avviso
La trattazione del caso Assange non, diciamo, omette o quantomeno non, diciamo, pone sufficientemente sotto i riflettori quello che è il merito del suo lavoro. Nel senso che spesso io ho letto in questo periodo vari articoli, anche ho visto diverse interviste, anche in programmi televisivi, quando qualcuno riesce ogni tanto a dire qualcosa, dove si parlava del caso Assange. Certo, si pone giustamente anche, a mio avviso, l'accento sulle sue condizioni di detenzione, che io definirei da campo di concentramento. Questi sono racconti che abbiamo grazie ai giornalisti o agli amici che hanno potuto fargli visita e l'hanno riportato. Tu hai citato poco fa il Fatto Quotidiano, mi permetto di aggiungere anche l'Indipendente, quotidiano diretto online, diretto da Andrea Legni, che anche in questo caso ha fatto, secondo me, tutta una serie di importanti. Anche Bio Blu, anche Visione Anche TV, ce BioBlu, ne sono certo. altri che Sì, hanno diciamo fatto che. Esatto. un meritevolissimo lavoro a cui dobbiamo essere veramente grati. Sono perfettamente. Spiralli Dato di luce. sono orgoglioso, mi permetto di aggiungere che una delle persone che ha dedicato maggiore attenzione ultimamente, scrivendo anche pubblicando un libro sull'argomento, è Sara Chessa, che è una mia conterranea, quindi insomma diciamo un po' di orgoglio sardo, dai, ce lo metto, ma ci sono naturalmente Assolutamente. tante altre persone, penso Berenice Galli e tanti altri, come ricordavi tu, che hanno dedicato. Però ecco, quello che io ho paura che non venga sufficientemente in luce, proprio come dicevi tu, i contenuti del suo lavoro. Il sito WikiLeaks credo che non sia mai più stato implementato dopo le note vicende, però da come so io è ancora disponibile. Cioè, chiunque oggi potrebbe tramite i motori di ricerca collegarsi, credo, e io non l'ho fatto ultimamente, però è possibile farlo su WikiLeaks e trarne in tutta una serie di informazioni, documenti, elementi di riflessione. Ecco, io vorrei invitare chi ci ascolta e chi lo vorrà, chi ne avrà voglia, ad andare a guardare quello che è stato il lavoro di quest'uomo. Cioè, sono tutta una serie di documenti, per carità, alcuni sono stati in parte anche esposti, ma è la punta dell'iceberg, direi, perché c'è veramente tanto, tanto, tanto. Ecco, per, secondo me, rendere omaggio anche al suo lavoro, oltre che al suo valore come essere umano, secondo me, questa è una delle cose, oltre naturalmente alle manifestazioni sacrosante, tutte le petizioni sacrosante, sulle quali siamo perfettamente d'accordo, io per primo ci ho preso parte. Però ecco, secondo me, facendo anche questo, si fa un ottimo servizio e anche si rende un omaggio al suo lavoro. E questo non è che non viene detto, però viene detto sempre come dire: ah sì, Julian Assange è quello che ha rivelato tipo le tre righe, e poi si passa a descrivere la sua situazione, la sua storia personale. Per carità, va benissimo, e non sto criticando, tutt'altro, ben vengano questi servizi, però ecco, anche ricordare il merito del suo lavoro, a me, come hai fatto adesso tu, a me sembra una cosa di importanza fondamentale, e mi permetto di chiedere a tutti quanti di metterci l'accento su questo punto, perché secondo me è troppo, troppo, troppo importante. Sì, come ho già detto prima, noi riceviamo un'informazione per quanto riguarda quello che ha fatto Julian Assange, che si limita di solito e a fatica si limita a qualcosa che ormai è scontato, no? I crimini di guerra, gli abusi di Guantanamo, l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera. Molto di meno si sa perché tuttora molto in vista il personaggio Hillary Clinton delle sue manovre, i suoi intrighi per mettere in piedi insieme a dei alleati del Golfo, questa forza mercenaria che poi è stata adoperata in tutto il mondo, in tutte le guerre, come armata proxy per gli Stati Uniti e la NATO per evitare di dover impiegare eventuali proprie truppe e quindi subire eventualmente il contraccolpo del risentimento della società per le perdite che i suoi membri avrebbero subito in delle guerre come quelle tradizionali in cui si impegnano le proprie truppe dirette. Quindi questa cosa è venuta fuori alla grande attraverso questa rivelazione delle migliaia di mail che non soltanto Hillary Clinton direttamente, ma il suo Comitato Democratico Nazionale al tempo delle elezioni, John Podesta, per esempio, che è stato il direttore della sua campagna elettorale, li ha scambiati anche lui, ha rivelati da WikiLeaks
con questi interlocutori che sono alla base di questo crimine immenso della creazione di una presunta forza avversaria contro la quale si dice di combattere perché avrebbe compiuto l'orrendo e più orrendo degli attentati, quello dell'11 settembre, e che invece è una propria forza mercenaria adoperata in tutte le parti del mondo, non soltanto nelle guerre in Medio Oriente, ma nelle destabilizzazioni in Cina, Xinjiang, in Cecenia contro la Russia, eccetera. Quindi tutto questo è un panorama complessivo di una portata enorme per quanto riguarda l'involuzione della democrazia e quindi della correttezza del rapporto tra cittadino e potere. E questo dobbiamo ad Assange. Io direi che quello che ancora dovremmo sottolineare è quello che l'assenza di WikiLeaks. Beh, mettiamo in campo WikiLeaks oltre che la figura di Julian Assange, perché WikiLeaks è stata quell'agenzia, quel complesso di operatori dell'informazione che hanno saputo fare questo senza sovrapporre o contaminarlo, per usare un termine eccessivo, con la propria interpretazione. Cioè mettendoci davanti alla realtà senza che sia in qualche maniera inquinata dalla tua visione personale e dal tuo retroterra politico. Quindi no, indiscutibili le cose che ci sono arrivate sui misfatti, sui crimini, sugli tremendi abusi compiuti da quelle che si presentano come le maggiori democrazie del mondo, nelle quali siamo in prima linea complici anche noi italiani. Quello che bisognerebbe far sottolineare è quanto oggi WikiLeaks, con questo suo metodo, ci servirebbe, quanto sarebbe oggi necessario, quanto quindi ci manca Assange e WikiLeaks per quello che sta verificandosi oggi, dove la strada è stata spianata con l'eliminazione di questa enorme forza dirompente, rivoluzionaria nei confronti del potere. Quanto ne avremmo bisogno noi oggi che siamo trascinati dai poteri totalmente irresponsabili, totalmente impuniti, totalmente immuni, quasi neanche più contestati. Facciamo la fortunata eccezione per Israele, Netanyahu e l'enorme mobilitazione sociale che c'è stata, che c'è in tutto il mondo contro questo eccesso, questo passo più lungo della gamba, questa corda veramente spezzata dalla improntitudine estrema, fanatica, demenziale di un governo israeliano e anche di coloro che lo seguono, che sono purtroppo la maggioranza della popolazione di quel paese, come rivelano i sondaggi. Quello di cui avremo oggi bisogno, noi, mondo intero, umanità intera che viene trascinato attraverso le menzogne che nessun Assange, nessun WikiLeaks smaschera più, verso l'abisso di un confronto totale che si sta materializzando all'orizzonte, si sta avvicinando ogni giorno di più. C'è una frenesia di militarizzazione, quindi di volontà di guerra, che attraverso gli sguatteri dell'informazione, quelli che appunto non sono giornalisti come lo era Assange, ci viene propinata come necessità, come qualcosa di positivo, ci viene propinato come difesa di valori, quando è la difesa di disvalori aberranti, che sono quelli del contrasto, dell'aggressione, della non accettazione del diverso, della distruzione completa a fine di profitto della pace, della convivenza, dell'umanità. Ecco, tutto questo avrebbe richiesto un WikiLeaks oggi, in maniera drammaticamente più urgente addirittura di allora, dove si trattava di smascherare le turpitudini appunto delle guerre, di una guerra dopo l'altra degli Stati Uniti e dei suoi complici NATO, oppure appunto gli intrighi sotterranei diplomatici combinati con interlocutori altrettanto o succubi o altrettanto complici. Oggi siamo davanti a una realtà che è spaventevole, Paolo, sono perché d'accordo. forse non abbiamo la coscienza della dimensione che cosa ha rappresentato il fatto che il mondo ha potuto assistere praticamente nelle sue istituzioni,
quelle che decidono, quelle che Assange ha smascherato, con le sue istituzioni assiste a un genocidio sotto gli occhi delle telecamere, cioè sotto gli occhi del mondo, dove nel giro di quattro mesi sono state sterminate 30.000 persone, in gran parte bambini e donne, con il mondo che osserva, e lasciando quel popolo soltanto a difendersi in maniera fenomenale, coraggiosissima, tra l'altro non riferita al pubblico, perché quello che sta facendo di resistenza il popolo palestinese, con le sue formazioni combattenti, Hamas in prima linea, eccetera, non ci viene rivelato. Sembra che tutto sia una passeggiata per questo mostro che oblitera qualsiasi cosa che si trovi sul cammino, eccetera. Ma noi, il mondo assiste e non sa che questo è evidentemente un prodromo, un preludio a qualche cosa che si sente nell'aria in maniera sempre più imponente di guerra alla Russia e poi alla Cina. Si sta facendo di tutto per arrivare a convincere una parte del mondo, per fortuna sempre più limitata, grazie al fatto che c'è una presa di coscienza nel sud globale, che è anche in parte nel nord, soprattutto nelle sue popolazioni. Per fortuna si stanno creando degli anticorpi, ma la tendenza generale dei poteri che ancora purtroppo ci manovrano e ci comandano è quella verso il confronto, che non potrà poi probabilmente alla fine non essere che catastrofico, Armageddon, nucleare. E quindi quanto avremo oggi bisogno di WikiLeaks e di Assange? Non per nulla Assange sta lì moribondo, possiamo dirlo chiaramente, perché una persona che da 14 anni è privata del sole. Sì, perché lui è stato, ricordiamo, anche 7 anni nell'ambasciata equatoriana di Londra. Non può sopravvivere, a parte le condizioni abiette, brutali, crudeli, veramente inconcepibili in una che si definisce democrazia, dei carceri britannici, delle carceri britanniche, no? Che sono della tortura, come accertato dal commissario ONU per i diritti umani, ripetutamente da lui e dalla sua successora, non so se si dica successore al femminile, comunque a chi gli è venuto dietro, ha ripetuto questo fatto qua. Del resto, il ragazzo, Assange sta a vista di coloro, a detta di coloro che l'hanno ancora potuto vedere, sempre più raramente, perché è comunque in isolamento. Pensare, da 5 anni nel carcere in isolamento, per i 10 anni precedenti in una stanzetta in un'ambasciata, prima amica, poi nemica, che lo ha consegnato nelle mani degli sgherri di un potere, di un governo che si è permesso di infrangere ogni legge diplomatica, ogni diritto internazionale, invadendo un'ambasciata e catturando una persona che non è neanche sotto processo, nel senso... È bravo, esatto, e questo non viene detto. Però mi senti, interrompo un attimo, però io ci tengo anche alla luce degli studi giuridici che io ho condotto. In Italia, questo ci tengo a dire perché non lo dice quasi mai nessuno, in Italia c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 14, sto andando a memoria, quindi potrei sbagliare, che dice che la legge fissa i termini per la carcerazione preventiva. In Italia una prigionia durata quanto quella di Julian Assange sarebbe una cosa illegale e incostituzionale. Questa è una cosa che non dice nessuno. Se fosse detenuto in Italia sarebbe già dovuto uscire. Lui non è sotto processo, finirà sotto processo se verrà estradato negli Stati Uniti. Lui è un detenuto in attesa della pronuncia di estradizione da 5 anni. Non c'è una sentenza di condanna ai suoi danni. Quando hanno provato quella pantomima della storia delle accuse di stupro, sono tutte state dimostrate che erano tutte fesserie costruite ad arte. C'è un articolo dell'Indipendente a cui faccio riferimento, che invito a leggere su questo punto. Quindi lui in questo momento è una persona detenuta sine titulo, come si direbbe, una cosa che in Italia sarebbe illegale e incostituzionale, e queste sono le democrazie. Ma per cortesia, cioè, se vi mettono in una galera senza processo, senza sentenza, cosa, ma secondo voi quella la possiamo definire una decisione democratica? Cioè, ragionino un po' le persone invece che
pensare solo alle fesserie, scusami il termine. Io c'è una cosa che ci terrei tanto a sentire una tua riflessione su questo punto. Secondo te, alla luce di tutto quello che abbiamo visto e degli sguatteri, che definizione che secondo me si sposa perfettamente col mio pensiero, che abbiamo visto riguardo a tanti aspetti ultimamente della cosiddetta informazione, ma siamo sicuri che la gente, mi dispiace doverlo pensare, però lo penso ogni tanto, siamo sicuri che la gente veramente importino questi valori di libertà e di democrazia? Perché ho quasi la sensazione, sperando di sbagliare, che tolta una risicata minoranza, molta gente gliene frega tanto quanto, cioè molta gente gli interessa farsi l'aperitivo con gli amici, andare al cinema, farsi una vacanzina ogni tanto, un po' di sesso, perché no? Perché ci sta anche quello. Cioè, io spero, cioè, non sto dicendo che siano tutti così ben inteso, per carità di Dio, però la mia sensazione è che ci sia una maggioranza, dice, della serie Francia o Spagna, purché se magna, come dicevano nel Regno di Sono Napoli. Quindi, d'accordo, no, 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 ma no, 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 infatti sono, io perché ti... sono queste non sono assolutamente d'accordo con quanto dice, e quello che dice è anche giustificato dal No, io ho fatto paura che che sia così, ma spero di sbagliare, sia chiaro, eh. stai sbagliando. Io credo profondamente che stai sbagliando, anche perché Contento di ho attraversato sentirla. quasi un secolo e ho visto alti e bassi, bassi e alti, e ho visto comunque sempre la capacità di una parte migliore o cosciente o umana della nostra specie, saper reagire, prendere coscienza, reagire, nonostante tutti i condizionamenti, le restrizioni, le manovre, le manipolazioni, le bugie che sono state inflitte. Quindi non credo che sia, ma abbiamo anche la dimostrazione, insomma. Qua abbiamo un personaggio come Navalny, il quale viene rappresentato da tutta la stampa, bipartisan, tripartisan, quadripartisan, pentapartisan, omnipartisan, in questa oscena maniera come l'abbiamo vista rappresentata nel corteo notturno con le torce al Campidoglio, dove c'erano dentro tutti. C'era dentro tutto e il contrario di tutto, tanto per ribadire un concetto che la nostra classe dirigente non è divisa in partiti contrapposti di cui uno rappresenta il chiaro e l'altro rappresenta l'oscuro, rappresenta tutta una grandissima discarica. Siamo arrivati a un punto in cui la classe dirigente in Occidente è totalmente stata allevata per essere corrotta. Basta guardare a Davos, a quelli che stanno lì, basta guardare la diseguaglianza creata incredibile nel corso di questi decenni tra poverissimi e ricchissimi, pochi ultra ricchissimi, indecentemente ricchi, in virtù del furto. Della prevaricazione, è una massa sempre più enorme, distesa, vasta, impotente di poveri, per capire che differenza c'è tra un settore e l'altro dell'umanità. Bene, no, io non credo che si possa dire la gente. La gente è un termine un po' troppo vago e onnicomprensivo. La gente si distingue. La gente, c'è la gente che appunto dice che Navalny è un eroe, perché gli hanno detto che è un eroe della resistenza, a Putin che ha dietro chissà quanta gente e non ha dietro nessuno. E la morte di questo Navalny è un grosso danno a Putin, perché con Navalny in vita si dimostrava, si ribadiva, si evidenziava che l'opposizione a Putin e soprattutto quella rappresentata da Navalny non aveva nessuna consistenza materiale, neanche geografica, politica, eccetera. E quindi era importante che quest'uomo, che non aveva dietro quasi nessuno, riesce a radunare qualche volta qualche decina di persone, ma non ha nessuna effettiva rappresentatività di qualche cosa di serio. E questo era importante. Naturalmente la sua morte è stata un danno gigantesco per Putin e un bonus enorme per i suoi avversari, i suoi nemici. Ecco, inciso in un momento in cui appunto la questione Assange stava incominciando a penetrare nella presa di coscienza delle persone, che qui c'era un assalto alla libertà di stampa, alla verità e la libertà di stampa, e quindi alla libertà di tutti quanti noi, alla democrazia. Ecco, arriva Navalny e non se ne parla più. Arriva Navalny e alla conferenza di sicurezza di Monaco di nuovo a rilanciare l'aggressività nei confronti dell'invasore. Muore Navalny nell'anniversario in cui c'è stato l'inizio della
dell'operazione speciale di Putin nei confronti dell'Ucraina. C'è una serie di eventi che fanno pensare a qualcuno che ha manovrato molto bene la situazione, che sia stata accidentale naturale la morte di questo personaggio abbastanza abbietto, manigoldo, che ha una storia di misfatti e di reati, di corruzione alle spalle incredibile, a prescindere dal fatto del suo essere al servizio di potenze straniere che mirano alla distruzione della sua nazione, a prescindere da questo. Comunque c'è. Le coincidenze, le utilità che si possono trarre da quella morte sono tali che avremmo avuto bisogno proprio in maniera molto WikiLeaks in questo caso. esaltante di un Julian Assange e di un WikiLeaks in questo momento per rimettere in carreggiata la verità anziché questo tsunami di mistificazioni. E mi permetto anche di commentare che anche nella vicenda di Navalny abbiamo visto un altro esempio di sguatteri a cui ti riferivi tu, perché veramente la narrazione che è stata fatta è stata, so, a dir poco discutibile. Poi le cause, tra l'altro mi colpisce il fatto che c'è stata una fase storica, non entriamo nel dettaglio perché lo sai che mi sono già beccato uno strike sull'argomento, c'è stata una fase storica dove sicuramente si sapeva già che la causa della morte delle persone fosse una certa, senza nessun tipo di accertamento e quant'altro. Evidentemente queste persone hanno imparato la lezione perché adesso hanno capito che le cause della morte di questo signore erano quelle, senza se, senza ma beate le loro certezze. Non mi ricordo chi è che diceva che solo gli stupidi sono quelli che hanno certezze. Io c'è un'ultimissima cosa, questa è una cosa che ho pensato io, poi magari ne avranno parlato altri, ma mi scuso, non ho avuto occasione. Io ho fatto una sorta di paragone storico, ci sto scrivendo un articolo che comparirà nei prossimi giorni. Pentagon Papers, 1971, se non ricordo male l'anno, o comunque siamo agli inizi degli anni 70. Escono tutte queste rivelazioni che in pratica, so, diciamo così, per sintetizzare, non è che danno una bellissima immagine del comportamento statunitense nel Vietnam, poi ci fu la denuncia di Seymour Hersh, che tra l'altro per questo si aggiudicò anche il Pulitzer per il massacro di My Lai, se non ricordo male il nome della località. Le persone che rivelarono tutte queste cose, che fecero uscire tutta una serie di documenti riservati, non hanno avuto la stessa sorte di Assange, e più o meno diciamo Hanno che avuto, scusa, non hai hanno, non detto. hanno, non hanno, non hanno avuto lo stesso destino che ha avuto Assange, cioè nel senso che non sono finiti in carcere a tempo indefinito, dove qualcuno secondo me spera anche che ci muoia, così si risolve, diciamo, si toglie di mezzo una patata bollente. Questo non l'abbiamo detto, diciamolo, perché secondo me questo è l'auspicio, non certamente il mio, ma questo è l'auspicio di tanti, come dire, muore così ci leviamo il pensiero e non ci pensiamo più, una cosa che denota chiaramente il livello delle persone di cui stiamo parlando. Però ecco, mi colpisce questo paragone storico. Circa 50 anni fa, giorno più giorno meno, queste cose vennero fuori e non ci furono le conseguenze che ci sono state con Assange. Cioè, in questi ultimi 50 anni, la mia domanda, la mia perplessità, la mia riflessione, sulla quale volevo ascoltare un tuo parere, cioè, che cosa è cambiato? Perché a rigore, cioè, avrebbero dovuto avere lo stesso destino, adesso non mi ricordo i nomi nel dettaglio, anche le persone che fecero uscire tutti questi documenti. Cioè, la cosiddetta fonte di Assange che fece uscire tutta una serie di documenti non è mica finito in galera, finito, finita, perché poi ha cambiato sesso, se non mi ricordo mai. Cioè, voglio dire, c'è un evidente, come dire, doppio pesismo tra le due situazioni, che mi colpisce, perché evidentemente vuol dire che in questi ultimi 50 anni si sono strette le maglie No, non sono gli ultimi 50, ma sono gli ultimi 20-30, quelli decisivi, che partono dal 11 settembre del 2001. Lì credo sia la svolta storica, la svolta epocale, la svolta stellare rispetto ai periodi di cui parli tu e dei Pentagon Papers. Pentagon Papers cadono in un momento estremamente difficile per una involuzione esasperazione del capitalismo in direzione di una presa totalitaria sulla società, sull'economia, sul rapporto tra potere e cittadino, perché il Vietnam rappresentava una grandissima crisi di potere, di credibilità, di moralità dell'Occidente cappeggiato dagli Stati Uniti, e si trattava di recuperare in quel periodo attraverso anche degli scandali, tra l'altro anche per esempio le rivelazioni sulle attività della commissione Church, sulle porcherie fatte in giro per il mondo, i crimini della CIA,
che costrinsero a fare una commissione d'inchiesta, dalla quale poi si cercò di rimediare inventandosi un altro strumento di visibilità, la New Democracy Economy, cioè la NED, che doveva rappresentare, fare quello che la CIA faceva di nascosto, lo faceva all'aperto. Insomma, c'è stata la famosa commissione Frank Church, il senatore Frank Church, che ha rivelato, ed era lì anche negli anni 70, metà anni 70, i misfatti, i crimini commessi, la maniera di agire della CIA. Quindi noi ci troviamo in un momento in cui la credibilità della democratica dell'Occidente, capeggiato dagli Stati Uniti, doveva essere ribadita. Da noi in Europa esisteva ancora un'atmosfera che non si era completamente disseccata, che risale alla vittoria sul nazifascismo, quindi sulla nostra Costituzione, quindi su una direttrice democratica ancora non completamente compromessa. Tra l'altro anche gli anni 70 in Europa, in Occidente, erano stati quelli delle grandi contestazioni giovanili, studentesche, anche operaie, eccetera, per cui si imponeva una certa cautela nei confronti della impunità e della libertà d'azione dei poteri. Questa si è andata piano piano estinguendo, questa atmosfera, questa cultura, sia nei cittadini, sia perché le cose passano col tempo e poi piccoli episodi uno dopo l'altro che si incalzano, eccetera, e vengono a creare una certa capacità di assorbire dei contraccolpi, degli arretramenti, dei processi reazionari, di cui naturalmente il potere si avvantaggia, e comunque tutta questa fase di transizione finisce nel 2001 con le Torri Gemelle, con la proclamazione da parte di un gruppo di potere molto saldo, molto coeso, che era arrivato a controllare il famoso deep state statunitense, e controllare le questioni degli Stati Uniti e dell'Occidente in una prospettiva di aggressività rinnovata che richiedeva sia sociale, dal punto di vista della capacità del capitalismo di rinnovarsi con gli strumenti a questo punto sempre più finanziari di svuotamento della capacità di rispondere e di sopravvivere economicamente in maniera tale da rappresentare una forza della popolazione, della società. E quindi attraverso questo, attraverso l'11 settembre, preso questo tipo di potere che nasce, come nel caso anche di Israele, da una proiezione della propria natura di vittima. L'11 settembre ha determinato che gli Stati Uniti, l'Occidente democratico, tra virgolette, era vittima di qualcosa di orrendo, di grosso, da combattere con tutti gli strumenti immaginabili. Da lì in poi ci si è permessi, in virtù del proprio vittimismo, in virtù della mostruosità, il terrorismo, dell'avversario, di andare per le spicce, di superare quelle remore, quelle resistenze, quei freni ancora di carattere civile, democratico, che erano sopravvissuti, che si erano manifestati con gli episodi che tu hai raccontato degli anni 70, Pentagon Papers, la Commissione Church, eccetera. Si è potuti andare avanti ormai in misura sfrenata. E noi dall'11 settembre in poi che cosa abbiamo vissuto? Abbiamo vissuto una guerra d'aggressione dopo l'altra, tutte quante basate sulla una motivazione menzognera, falsa, che siano state gli afghani a fare l'11 settembre, che siano stati gli iracheni che avessero le armi di distruzione di massa, che in Serbia ci fosse un dittatore che massacrava il proprio popolo, che tutte queste gigantesche Che menzogne Gheddafi sono stava massacrando la passate e sua gente. hanno fatto sì che la gente credeva di essere dalla parte del giusto. Il famoso scontro tra la democrazia e le autocrazie, di cui ancora adesso si continua a vaneggiare, quando è vero propriamente il contrario, e noi rappresentiamo la grande tendenza, la grande spinta di un potere che
incomincia a essere di nuovo messo in discussione, perché c'è sempre azione e reazione, come lo era negli anni 70, eccetera, e che deve procedere rapidamente con strumenti sempre più drastici e radicali. Prima tu dicevi che la gente è addormentata, la maggioranza delle persone non reagisce, ma non è, adesso abbiamo in piazza decine, centinaia di migliaia di persone. Ci sono i ragazzi, e pensiamo a ieri, all'altro giorno, a Pisa, poi a Firenze, prima a Napoli, poi a Torino, i ragazzi che poi sono i portatori veri, storicamente sempre presenti, dei grandi eventi, delle grandi resistenze agli abusi. Li abbiamo visti massacrare, colpire, bastonare in maniera come non si vedeva da 50 anni, in maniera brutalissima, eccetera. Segno di una debolezza e segno di una presa di coscienza, per cui il tuo timore che ci sia troppa passività, troppa ignoranza, troppa sonnolenza, credo che veramente siano dei segnali molto positivi, anche a livello geopolitico, e tu me lo insegni, ci sono delle realtà che stanno crescendo rapidissimamente, che si oppongono dal punto di vista di stati, oltre che di popoli, di società, non più piazze, ma addirittura stati, i BRICS, eccetera, che prendono le distanze. C'è un Brasile che rompe le relazioni diplomatiche con Israele, che è un fatto enorme, il più grande paese dell'America Latina, e si trascina dietro l'opinione pubblica di tutto il mondo, oltre che parecchi stati. Oltre che il Sudafrica, già la Cina, la Russia, ovviamente la Corte Internazionale di Giustizia che condanna quello che sta facendo quel paese, eccetera. Sono tutte cose che in qualche maniera suscitano una presa, una identificazione con quello che è il comune sentire della maggioranza della gente in direzione positiva. Io ti ringrazio di questa iniezione di ottimismo, perché probabilmente ne avevo anche un gran bisogno. Volevo soltanto fare una piccolissima e telegrafica riflessione finale. Tu poco fa hai parlato giustamente di guerre di aggressione, emergenze che abbiamo vissuto praticamente degli ultimi 20 anni più o meno, da partire dall'11 settembre in avanti. Io inviterei tutti quanti a fare un pensiero su una cosa, un pensiero che non sono certo il primo a fare, ma mi sembra utile comunque riportarlo sempre all'attenzione. Cioè, possibile che quella che era una terrificante e inesorabile minaccia fino al giorno prima improvvisamente sparisce? È successo con il conflitto in Ucraina, che ha portato via quello che stava succedendo prima, ma è successo anche con la stessa minaccia terroristica, perché io, in tutta onestà, ho fatto una battuta da poco: forse o i terroristi si sono tutti quanti ammalati e sono morti perché non hanno fatto una certa cosa, oppure perché fino al giorno prima mi dicevano che c'erano questi terroristi in giro per il mondo che ammazzavano, poi adesso non se ne parla più. Cioè, non lo so, ma anche questo è un esempio pratico, quello che voglio dire, cioè di come le emergenze esistono fin quando se ne parla, poi presente spariscono e la gente non ne percepisce più. Ecco, io spero che più che sviluppo dell'attivismo, diciamo così, ci sia uno sviluppo del pensiero critico, cioè non dimenticarsi quello che succedeva fino a poco tempo prima e non smettere di chiedersi perché quello che era un'emergenza devastante fino a 24 ore prima improvvisamente sparisce tutto. Cioè, si parlava anche, penso all'estate scorsa, sembrava che dovesse arrivare, non lo so, una nuova, non so se una nuova era glaciale o una nuova era desertica, dipende dai punti di vista. E adesso non se ne parla più, tutto sparito. Cioè, guarda che adesso andiamo al sodo, adesso ci dobbiamo avventare sull'osso vero. Tutti questi queste campagne di paura basate sul terrorismo che infettava il mondo e minacciava tutti, dietro a ogni angolo di casa poteva esserci il terrorista islamico con la scimitarra o con la bomba, eccetera. Poi questo ha fatto il suo lavoro, ha permesso di introdurre misure poliziesche, da stato di polizia, di controllo, soldati per le strade, chiamate sicurezza delle strade e altri provvedimenti che hanno piano piano ridotto gli spazi di libera espressione e di libero comportamento, gli spazi di democrazia. Le situazioni che destabilizzano, che vorrebbero destabilizzare e che riescono in parte a destabilizzare, che fanno il loro lavoro, dopodiché esauriscono la carica di efficacia, di durata, si esauriscono, trovano contestazione, trovano messe in discussione e si ripara
a questo arretramento con una nuova formula. Credo che adesso noi siamo alla situazione in cui ci si confronta con il grande nemico, che è la Russia. Si tratta di mostrificare la Russia, Navalny, altri strumenti, infiniti strumenti, eccetera, per arrivare allo scontro generale, quindi mobilitare l'opinione pubblica dall'accettazione di un futuro che sia di guerra. Non possono anche essere cicliche, avere corsi e ricorsi, ma oggi si tratta soprattutto di abituare la gente alla normalità del militare, alla normalità della guerra. Oggi nelle scuole ci vanno gli ammiragli, i generali a istruire il pupo su come sia bella la vita militare, su che possibili opportunità professionali comporti e come sia bello anche per i bambini delle elementari andare nelle caserme e fare esercitazioni con tanto di giubbetto antiproiettile. Questo stanno facendo e altrettanto stanno facendo nelle scuole sulla base proprio di rapporti, di protocolli firmati con il ministro del famoso merito, oltre che dell'istruzione, no, di accordo con dirigenti di polizia di Stato che vanno lì dentro, oltre già all'apparato incredibile, superfetato, nelle scuole di controllo, sorveglianza elettronica, telecamere, tutto quanto, eccetera, proprio già spirito di caserma. Arrivano questi e ci fanno dei corsi sulla necessità di controllare, osservare la sicurezza e magari capire che domani se tu vai in piazza a manifestare per la Palestina ti possono anche spaccare la testa e hanno anche ragione, quindi intimidazione. Quindi noi stiamo andando verso qualcosa di molto più drastico e definitivo e finale, che è quello che credo che abbiano avuto in testa, perché lavorano sui tempi lunghi, fin dal tempo di coloro che hanno organizzato l'11 settembre. Certo, io tra l'altro vorrei anche sottolineare che quelle famose persone che chiamavano la maggioranza silenziosa, poi ti lascio assolutamente Ti ho andare, perso. beati e tranquilli. Non mi senti più? Mi Per un senti più? attimo eri rimasto frizzato. Ah, ok, purtroppo a Adesso volte ti la risento, connessione a però volte è ti devo battita. lasciare, caro Paolo, Sì, ti devo non ti lasciare. preoccupare. Comunque diciamo che chi pensa di essere totalmente al di fuori, sappiate che se si scatenano scenari di guerra e ce ne sono tutti i presupposti, mi dispiace per voi, ma la vostra bella vita tra aperitivi e cinema potrebbe avere qualche dura ripercussione. Grazie infinite a Fulvio Grimaldi, naturalmente l'invito è a condividere questo video perché credo che abbiamo trattato, so, e soprattutto Fulvio ha trattato tutta una serie di aspetti veramente molto molto interessanti e importanti per creare quella consapevolezza e pensiero critico a cui facevo riferimento. Grazie Fulvio Grimaldi, grazie a tutti e a presto. Buona giornata. Grazie Paolo, grazie a te e arrivederci presto, in Assolutamente sì. condizioni sempre maggiori e sempre migliori, come ce le possiamo attendere dal fatto che crediamo di avere intorno a noi un consenso, una partecipazione di popolo che sta crescendo. Sono d'accordo. Grazie Fulvio, grazie a tutti ancora, a presto.